Buonasera da Mari Cortese, notiziario flash di Free Press Online dell'11 ottobre 2022. Nuova rissa alla vecchia dogana sita al porto di Catania. Questa volta è successo alla discoteca Filens. Sabato sera, infatti, dopo un problematico ingresso al locale a causa della tantissima folla al di fuori, sono partiti diversi colpi di pistola contro alcuni vigilantes del posto che probabilmente avevano impedito alcuni ingressi. Fortunatamente la mira è stata sbagliata e non ci sono stati feriti. Le immagini di videosorveglianza sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i responsabili. I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, durante un'ispezione presso un garage in via Ustica di proprietà di un pregiudicato 48enne catanese, hanno scoperto una stalla in cui era alloggiato un cavallo. In un locale attiguo i militari hanno trovato un borsone contenente 700 grammi di marijuana. A Belpasso, un minorenne incensurato di Masca Lucia rapina un panificio e una lavanderia e per sfuggire alle forze dell'ordine si rifugia nell'abitazione di alcuni amici, nella fattispecie una donna 45enne e il figlio 18enne incensurati, ma con circa 200 grammi di marijuana, hashish, armi e munizioni di vario tipo all'interno dell'abitazione. I militari lo rintracciano e nel fare irruzione nell'appartamento della 19ª traversa scoprono la droga. La nuova stagione dell'ente di promozione XAIN, Centri Sportivi Aziendali e Industriali Sicilia, parte col piede giusto. Ragan è diventata infatti il punto di riferimento dell'attività siciliana, con una 3 giorni ricca di spunti anche per il futuro. I ragazzi hanno potuto praticare calcio, calcio a 5, danza, ginnastica ritmica, subacquea, nuoto, karate, aido, jiu-jitsu, kickboxing, basket, tiro con l'arco, mountain bike e atletica senza fermarsi un attimo, passando da uno sport all'altro, accompagnati dalle rispettive famiglie. Per tutte le notizie vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash sarà online domani alle ore 20:30.